come dire, una riga per cominciare, un milione per smettere. Prima di proseguire con i lavori del convegno, io chiederei al senatore Sergio Rastrelli, componente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di raggiungerci per un breve indirizzo di saluto. Grazie. Buongiorno a tutti, mi scuso per lo stravolgimento dell'ordine costituito dei lavori, purtroppo eravamo impegnati nelle interrogazioni in aula, però ci tenevo particolarmente ad essere qui oggi per due ordini di ragioni. In primo luogo per applaudire all'iniziativa del senatore Silvestroni, del collega Palombi, delle avvocatesse Scafetta e Di Donno e di voi tutti per questo momento di approfondimento, per questa serie di focus particolarmente delicati e qualificanti sulla giustizia militare, ognuno dei quali meriterebbe un'ampia trattazione perché sono tutti temi particolarmente dirimenti, il rapporto tra la giurisdizione ordinaria e quella militare, i diritti penali militari in ambito internazionale, le condizioni di procedibilità, tutta una serie di questioni che meritano il massimo approfondimento soprattutto in questa sede in cui il luogo delle istituzioni si apre e diventa in qualche modo il momento di incontro tra tutti gli interlocutori istituzionali, l'autorità giudiziaria, l'avvocatura, il legislatore, l'accademia, perché solo attraverso la sintesi di questi fattori è possibile poi elevare la qualità della produzione normativa. L'altro profilo è quello invece del compiacimento, nel senso che 30 anni di attività professionale, anche in ambito militare, mi portano a un riconoscimento formale, quello nei confronti della qualità della giustizia militare. Il Presidente Verrone, in modo particolare, con il quale ho condiviso lunghissimi tratti della mia attività professionale, sa quanto sincera sia la mia stima e il mio apprezzamento per quello che è un modello di amministrazione della giustizia, perché quando l'efficienza del processo garantisce la qualità della giurisdizione, noi in ambito di giustizia militare abbiamo un parametro che dovrebbe essere adottato a modello per tutte le attività di amministrazione della giustizia. Vedete, non è un caso che il senatore Silvestroni abbia voluto ospitarvi tutti in questa che non è soltanto la più bella delle sale del Senato della Repubblica, ma è anche quella che maggiormente richiama i temi della giustizia. Voi sapete che è stata la volta affrescata da Federico Zuccari e che in modo particolare al centro ci sono le storie di Salomone. La prima, quella che sormonta il palco della Presidenza, è quella del giudizio di Salomone. La famosa scelta tra le due madri, una sola delle quali era la reale genitrice del bambino in discussione, si chiese a Salomone, dotato di grandissime dosi di saggezza, di stabilire chi fosse il genitore, Salomone propose di tagliare il bambino a metà. Una delle due madri fu d'accordo, l'altra si oppose decisamente e disperata, pur di salvaguardare il bambino, decise di donarlo alla rivale. Da quell'atto disperato Salomone comprese chi fosse la madre reale. E non è un caso che l'unico affresco invece preservato sulle pareti sia quello riservato alla temperanza, che è l'altra delle doti che dovrebbe sempre accompagnare la giurisdizione. Quindi questo è il momento in cui inevitabilmente si fondono le esperienze. Io parto da un presupposto che è la ragione stessa del vostro impegno o nell'amministrazione militare o nei ranghi delle forze armate. Voi siete un unicum, lo ha detto e l'ho ascoltato a distanza il senatore Silvestroni nell'esordio del suo intervento di saluto. Voi siete il nervo a protezione della nazione, voi siete insostituibili nei ruoli e non vi è dubbio, questo come dire, è il portato della storia stessa della magistratura militare, che nel momento stesso in cui le forze armate sono il presidio unico e insostituibile a tutela delle libere istituzioni di un paese, soprattutto di un paese democratico, è destino che i suoi dipendenti siano in qualche modo non deprivati dei diritti, ma asserviti a un regime di doveri particolarmente severo e particolarmente cogente. E allora perché ci sia il punto di equilibrio
tra l'esercizio dei diritti e l'osservanza dei doveri, ecco che il ruolo della magistratura militare viene ad essere un pilastro insostituibile. Allora io so per certo che la qualità della vostra produzione giurisprudenziale, la qualità del vostro approfondimento tecnico, la ragione stessa del vostro intervento di sostegno a ogni iniziativa legislativa. Noi da ultimo, pochi mesi fa, abbiamo ultimato i primi lavori di intervento sul codice dell'ordinamento militare. È dalla 15ª legislatura che il Parlamento è impegnato in tentativi di riforma dei codici penali militari, anche per adeguarli inevitabilmente ai nuovi ruoli, alle nuove sfide che sono in qualche modo prospettate per le forze armate. E quindi il vostro sostegno insostituibile, perché qualificante, diventa per noi il punto di riferimento. Se riusciremo a far sintesi di quella necessaria convergenza che può determinare il migliore dei risultati, io credo che si debba anche alla vostra estrema e qualificata disponibilità. Quindi grazie ancora e buon lavoro. Grazie.